Dunque, oggi a Pescara l'Assemblea regionale di Forza Italia, presenti i due ministri Antonio Tajani e Anna Maria Bernini, sui 5 anni di risultati raggiunti in comune e in regione. Però noi ci colleghiamo col nostro inviato alla Pala Becci del porto turistico di Pescara, il nostro Fabio Lussoso. Buonasera Fabio. Buonasera a te Massimo, buonasera ai nostri telespettatori. Sì, dicevi bene, siamo in diretta dalla Sala Becci del Marina di Pescara, dove è in corso l'Assemblea regionale di Forza Italia, vale a dire l'evento che apre ufficialmente la campagna elettorale qui in Abruzzo in vista delle elezioni del 10 marzo prossimo. È arrivato pochi minuti fa il vice premier Antonio Tajani, il quale ha sottolineato subito che viene sempre volentieri qui a Pescara proprio perché in questa città ha svolto il servizio militare. Poi un annuncio che ha destato un fragoroso applauso, ovvero che nel prossimo mese di settembre, a settembre del 2024, la città di Pescara ospiterà un evento, una riunione del G7. Tajani ha sottolineato come Forza Italia vive di ottima salute, abbiamo dei dati molto confortanti, ha sottolineato per quanto riguarda il tesseramento, siamo a quota 100.000 iscritti, un risultato che ci fa ben sperare per le prossime elezioni, ma ascoltiamolo, queste le dichiarazioni di Antonio Tajani. 100.000 iscritti alla vigilia di questa campagna congressuale, quindi Forza Italia è un partito in salute. Ma assolutamente sì, uno straordinario risultato che dimostra l'entusiasmo che c'è attorno al nostro movimento. Tutti pensavano che dopo la morte di Berlusconi sarebbe stato il fuggi-fuggi, invece il regalo che i militanti, i simpatizzanti, gli elettori di Forza Italia hanno fatto a Silvio Berlusconi è stato quello di mettersi in cammino e riprendere l'attività politica con grande entusiasmo. Le tre grandi manifestazioni che abbiamo organizzato fino ad ora, a Gaeta dei Giovani, a Pestum del Movimento Politico da 3 giorni, a Monza i nostri eletti negli enti locali, oggi qui a Pescara, domani e dopodomani a Taormina, cioè c'è un fermento incredibile, una dimostrazione anche che c'è una grande organizzazione, ma ci sono idee, proposte, siamo protagonisti dell'azione di governo, i risultati non mancano, tutti i sondaggi ci premiano, continueremo a lavorare anche la manovra perché possano esserci dei correttivi che vadano nella direzione di ridurre la pressione sulla casa, di permettere anche a alcuni dipendenti pubblici, compresi i medici, di veder risolto il loro problema pensionistico. Poi mi auguro che si possano risolvere anche problemi che riguardano questa regione. Ci sono eventi internazionali legati per esempio allo sport a rotelle, vediamo se riusciamo a fare in modo di poter sostenere questa iniziativa. In più ho deciso di far svolgere una delle riunioni del G7 di mia competenza, quella sulla cooperazione allo sviluppo nella città di Pescara a settembre, quindi il G7 si svolgerà, uno degli eventi del G7, ma una riunione del G7 si svolgerà qui a Pescara a settembre. Il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani, che è stato intervistato da Fabio Lussoso. Fabio, c'è un altro contributo, vero? Sì, esattamente, il coordinatore regionale, il capogruppo regionale di Forza Italia, Mauro Febbo, il quale ha sottolineato che saranno come sempre gli elettori a guidare, ma possiamo affermare che in questi 5 anni di amministrazione del centrodestra con Forza Italia determinante tanto è stato fatto per l'Abruzzo e per gli abruzzesi. Ascoltiamolo. Mauro Febbo, capogruppo regionale di Forza Italia. 5 anni di risultati, un bilancio sull'attività svolta dal Presidente Marsilio con tutta la sua coalizione di centrodestra. Ma un bilancio sicuramente positivo, non perché lo dico io, lo dice Forza Italia, perché i fatti lo dicono, i documenti e gli atti approvati, abbiamo fatto delle riforme che altri non sono riusciti a fare, sono 40 anni che tutti hanno provato a cambiare la legge urbanistica, noi l'abbiamo approvata e abbiamo fatto un grosso servizio per i cittadini abruzzesi, portiamo a compimento la rete ospedaliera che darà risposte su tutto il territorio.
tengo a ricordare, vorrei ricordare solo che sulla sanità addirittura la Regione Abruzzo pochi anni fa andò in default, oggi invece portiamo dei risultati. E tra l'altro credo che anche quello che è successo a livello di consiglio regionale, siamo entrati in tre, rimaniamo in due, oggi ne siamo otto, sa significare che l'attività concreta di serietà e di responsabilità portata avanti da Forza Italia ha dato dei risultati eccezionali. Così dunque Mauro Febbo, Fabio, tanti temi trattati, vedo che l'assemblea è in pieno svolgimento. Sì, esatto Massimo, l'assemblea è aperta proprio dal sindaco di Pescara Carlo Masci. È intervenuto anche il candidato sindaco, il candidato presidente del centrodestra alle prossime regionali Marco Marsiglia. Adesso sta parlando Antonio Tajani dal Palabecci del Marina Pescara. È tutto, ringrazio Diego Martelli per l'assistenza tecnica. La linea può tornare allo studio. A te.